Lezione di giapponese con Dragon Ball. Da se! Qua Super Buu sta dicendo da se. Da se deriva dal verbo dasu. Da se è l'imperativo. Dasu vuol dire tirare fuori. In italiano potremmo anche dire escilo. Però si riferiva a Goku, quindi diciamo voleva dire fallo uscire fuori, che voglio combattere con lui. Però ricordatevi che dasu vuol dire tirar fuori, in questo caso imperativo è tiralo fuori, escilo, da sé. Da sé! Lezione di giapponese con Dragon Ball. Tatakau to yakusoku shita zo. Voglio che vi concentriate sull'ultima parte. To yakusoku shita. Analizziamo prima di tutto yakusoku. Yakusoku da solo vuol dire promessa. Però quando c'è to yakusoku shita vuol dire ha promesso. E c'è sempre il to davanti. Ovviamente se è passato è to yakusoku shita. Se è presente o futuro è to yakusoku suru. In questo caso lui sta dicendo tatakau. E l'avete sentito anche in Attack on Titan. Tatakau vuol dire combattere. Quindi tatakau to yakusoku shita vuol dire ha promesso di combattere. O meglio, ha promesso di combattere contro di me. Tatakau to yakusoku shita. Tatakau to yakusoku shita zo. Lezione di giapponese con Dragon Ball. Koko ni iru hazu da. Qua vediamo una regola giapponese davvero importante, ovvero hazu. Solitamente quando abbiamo hazu dopo un verbo vuol dire deve. In inglese sarebbe must, tipo deve essere così. In questo caso Super Buu dice koko ni iru. Koko vuol dire qui. Iru vuol dire essere. Essere qui. Con hazu da vuol dire deve essere qui. Deve essere per forza qui. Ovviamente fa riferimento a Goku. Deve essere qui da qualche parte. Koko ni iru hazu da. Koko ni iru hazu da.